Ciao a tutti! Allora, eccoci qui con il trucco di Halloween. Questo è il mio cappello a mo' di zucca, con le zucche qua. E appunto il mio trucco è ispirato alla zucca, alle zucche. L'ho un po' personalizzato, avevo già in mente di farlo già da un po' di tempo e quindi alla fine mi sono un po' cimentata, ho provato e mi è piaciuto molto il risultato. Allora, adesso vi faccio vedere bene, innanzitutto partendo dagli occhi. Vi faccio vedere appunto bene come li ho realizzati. Allora, gli occhi li ho fatti così e ho usato prima di tutto la mia base bianca. Qualsiasi base bianca che abbiate, ricordatevi che è sempre molto importante utilizzare la base. E quindi una qualsiasi base, sia bianca che rosa o se ce l'avete anche arancione. Io non ce l'avevo arancione e l'ho usata così. Poi ho usato come primo colore questo numero 75 della Kiko, che da qui sembra un arancione morto, invece è un arancione molto bello. Se riesco vi faccio anche una bella foto così riuscite a vederlo bene. Come secondo colore ho usato questo, che è il numero 20, sempre della Kiko, opaco, nero opaco. E poi qui sopra, come vedete questa zona proprio più illuminata, ho usato il numero 09, sempre della Kiko, ed è abbastanza giallo. Poi ho usato la mia matita, questa qui, matita nera, una poco temperata e l'altra invece molto temperata. Quella molto temperata è quella della Cresi, sempre nera, con cui ho fatto anche questo ragnetto, molto grossolanamente. Poi per le labbra ho utilizzato questo, un nero, l'ho preso in negozi tutti 1 euro. E mi sono trovata abbastanza bene. Poi ho usato anche questo gloss, sempre per le labbra, per intensificare il colore. Invece come blush ho utilizzato questo qui, il più arancione che ho. E anche qui non sembra arancione, comunque è arancione. Poi ho usato come matita per occhi, sempre la prima che vi ho fatto vedere, questa qua. E invece come eyeliner ho usato l'eyeliner in glitter della Cresi. Spero che il trucco vi piaccia. Adesso vi lascio al tutorial. Un bacione. Ciao! Iniziamo subito. Ho iniziato col mettere una crema per il viso. Questa qui della Venus, crema giorno. E poi, siccome in questo periodo non sto usando molto il fondotinta, sto usando la cipria. Questa qui proprio molto molto chiara. È tipo sul bianco. Per le guance voglio utilizzare questo colore qua, che è il più arancione che ho. Vado a prenderlo. Iniziamo subito partendo dagli occhi. Mia solita base bianca. Vado a metterla in tutta la palpebra e anche sopra e sfumo bene tutto. Ricordatevi che la base è molto importante da mettere, quindi non dimenticatela mai, perché così, facendo così, il trucco non rischia di andar via dopo anche una mezz'oretta e vi dura tutto il giorno. Allora, mettiamo a posto la base, poi prendo una matita nera, neanche troppo temperata, quindi una matita nera, e vado a tracciare. Eccoci qui, una riga grossolana. Questa è anche molto morbida. Poi prendo il mio pennellino da sfumatura, eccolo qui, e vado a sfumarla anche qui grossolanamente. Prendo il mio numero 75 della Kiko, come ho già detto prima, poi il mio pennellino, questo qui, dell'H&M. Vado a mettere il prodotto all'inizio dell'occhio, nella prima parte.
e mi fermo più o meno a metà. Io consiglio sempre di questi colori di bagnarli un pochettino con il collirio oppure con l'acqua. Comunque mi alzo abbastanza dalla piega, quindi finisco qui. E poi per intensificare questo colore prendo dalla mia palette da 88 colori questo colore qui, che è sempre un arancione abbastanza acceso. Lo vado a prendere e lo metto sopra. Anche qui, se vi trovate meglio, prendete un colirio e passatelo sopra. Questo semplice pennellino, questo qui, prendo il mio nero numero 20, nero opaco, e lo vado a prendere proprio così. Ecco. Poi, proprio qui. Anche questo l'ho un po' bagnato prima. Avendo questo risultato, poi metto via questo pennellino e prendo questo e inizio a sfumare. Ecco qui, allora non l'ho sfumato, diciamo, tantissimo, però è comunque è abbastanza sfumato, non è proprio netto, e ho appunto fatto alla fine con questa virgoletta qui. L'ho finito proprio andando all'infuori col pennello. Eccoci qua, come ho fatto da questa parte. Poi prendo sempre il mio numero 75 e lo vado a ripassare qui per intensificare ancora di più il colore. Lo intensifico ancora di più. La mia matita della Crazy, questa qui che è proprio ben temperata, e ripasso la riga di prima. Ci qua così. Poi dopo prendo il mio colore giallo, che è il numero 09, sempre della Kiko, e prendo l'altro mio pennellino, questo qui, e lo vado a mettere qua sopra. Eccoci qua. Poi con l'altra mia matita, quella meno temperata, la metto qua sotto. Così. E poi prendo quest'altro pennellino da labbra e lo uso però con il collirio e prendo sempre questo colore. La vado a mettere qua sotto. E per ultimo prendo questo mio eyeliner in glitter della Crazy e lo vado a mettere qua sopra. Sopra la matita nera. Ecco l'ultima cosa, è da prendere il mascara. Consiglio a tutte le persone che hanno le ciglia finte di usare le ciglia finte per avere un effetto migliore, altrimenti il mascara volumizzante come uso io. Perché sinceramente le ciglia finte non le ho ancora provate. Mettete almeno due passate di abbondante mascara. Qui non l'avevo ancora messo. Allora, gli occhi,
e li abbiamo finiti. E sono appunto così, molto luminosi, molto belli. E invece per le labbra, anzitutto cerco prima un balsamo da labbra, me lo tolgo con le mie salviettine struccanti e prendo questo colore qua. L'ho comprato ai negozi tutti 1 euro e mi sono trovata bene comunque, non ho mai avuto problemi, una specie di anche questo balsamo per le labbra. Allora, anche questo non lo metto con la matita, lo metto in modo abbastanza grossolano. Allora, questo è il trucco finito. Non mi ero ancora vista bene con le labbra tutte nere, mamma mia, aiuto, faccio paura. Il trucco è praticamente così. Poi per risaltare le labbra vi consiglio anche di mettere un gloss. Io per esempio uso questo qua trasparente e lo vado a mettere proprio in mezzo alle labbra. Ecco fatto, per poi fare così. Adesso facciamo il ragnetto che scende da questa parte e siamo a posto. Prendo sempre la mia matita della Cresi e inizio qua. Allora, l'ho fatto proprio grossolanamente, come vedete, però comunque siete liberi di fare come volete, io l'ho voluto fare così. Ho voluto fare questo trucco abbastanza portabile, nel senso che è un trucco che va bene anche per uscire, ovviamente, non solo per Halloween. Soprattutto perché me l'hanno chiesto molte ragazze, molte ragazzine, e ne volevo accontentarle anche per quello. Quindi questo è il trucco che secondo me è più adatto. Poi quello dello scorso anno che avevo fatto non mi era piaciuto molto particolarmente, quello ispirato alla strega, e soprattutto non volevo fare il trucco, diciamo, ispirato ai vampiri, zombie, altre cose, perché è pieno, veramente è pieno qui su YouTube. Volevo fare qualcosa un pochettino di diverso, quindi mi è venuta in mente questa cosa e boh, spero che l'idea vi sia piaciuta. Come vi ho detto, molte persone magari penseranno, certo che potevi anche, non lo so, cedere di più, fare un trucco più complicato, però secondo me, boh, per Halloween questo qui secondo me è perfetto. Poi siete liberi di non pensarla come me. Allora, alla prossima, bacione, ciao.